Che cosa dice? Leggi. Non è possibile. Non può essere vero, Raffaele. Che c'è, non sai leggere? Mariana non vuol saperne più di me. Mai più. Era l'unica cosa che potessi fare. Non avevo altra scelta. Avresti dovuto dirgli la verità, Mariana. E perché? A che sarebbe servito? Io non lo so, ma dirgli così di punto in bianco che non lo ami più, Mariana, mi sembra molto crudele. Crudele? C'eri anche tu ieri, hai visto tutto, non avevo altra scelta. Ma perché non dire la verità a Raffaele? Perché io voglio che Raffaele mi dimentichi. Oh, beh. Io credevo che tu ne fossi innamorata. Sai, pensavo addirittura che tu saresti riuscita a trovare una maniera per incontrarlo di nascosto. Come? Con la nonna che non mi perde di vista un secondo. No. Preferisco che Raffaele mi dimentichi davvero. Voglio che lui non mi ami più. Chissà, magari troverà un'altra e riuscirà anche ad essere felice. Che dici, Mariana? Davvero accetteresti questo? Tu non hai mai amato, Nina. Per questo non capisci quello che sento. Io lo so che sto facendo la cosa giusta. Perché io amo tanto Raffaele. Che preferisco mi dimentichi piuttosto che metterlo in pericolo. Parlarmi, mamma? Sì. Beatrice. Avverti tuo figlio che la prossima volta che il suo cane abbaierà tanto durante la notte, noi saremo costretti a farlo sopprimere. Ma mamma, doveva esserci qualcuno o un animale selvatico vicino alla casa. Scuse, sempre scuse. Ma la verità, sai, Beatrice, è che io non sopporto quell'animale. Mi infastidisce. E pertanto la prossima volta o sparisce quel cane o se ne va tuo figlio. Molto bene, mamma. Sei stata chiara. Edu! Io non capisco perché quelli più grandi usano sempre noi per mandarci i messaggi. Sì, non lo so neanch'io, ma ho accettato solo perché mi ha detto che era un segreto. Un segreto? Io adoro i segreti, raccontami. Non posso, Dina, se no che segreto è, no? E poi io ho anche giurato. Va bene, però io non ti racconterò più i miei. Lo sai? A Darro sei simpatica. È strano, sai, a lui non piacciono tutti. Davvero? Io non sono una qualunque, io sono Dina. Sì, lo so, Dina. Quello che volevo dire è che se gli sei simpatica è segno che sei una brava persona. Arro, adesso tu te ne stai buono qui, capito? Finché non torno, va bene? Resta qui senza muoverti, eh? Da bravo, resta qui. Andiamo. Alcina, per favore. Vorrei stare un po' da solo.
Dai, Raffaella, adesso non farne un dramma. E fate conti, quello era soltanto un biglietto. Alcina, te lo chiedo per favore. Assolutamente no. Io non ti lascio solo in queste condizioni. Gli uomini infelici pensano soltanto sciocchezze. Raffaella, cerca di riflettere un attimo. Un biglietto non significa niente. Tu l'hai letto? Lei non prova più niente per me. Stammi a sentire, amico. Forse la tua bella fidanzatina bionda può ingannare te. Può riuscire a ingannare te, però a me no. Dimentichi che sono stata con voi tutto il tempo. Che ero in quel rifugio, nel bosco, soffrendo un freddo del diavolo. In un momento come quello, Raffaele, neanche Sara Bernard sarebbe riuscita a ingannarmi, no? Che vuoi dire? Non capisco, Alcina. Ci sono delle cose che solo le donne capiscono, Raffaele. Come posso dire? Ci sono dei momenti in cui non è possibile mentire. Io e Mariana abbiamo passato alcuni di questi momenti insieme. Sì, ma... Lo so che io non la conosco molto bene. Ma lei non mi può ingannare. Mariana è innamorata di te. Allora, perché ha scritto quel biglietto? Ah, e non lo so, Raffaele, che ne so che le passa per la testa. E inoltre, chi è che ci dice che Mariana ha scritto quel biglietto di sua spontanea volontà? E se fosse stata la signora Marta a dettarglielo? Non sarebbe possibile, Raffaele. La signora Marta l'ha costretta a scrivere quel biglietto. E Mariana, per non contrariarla, per non creare altre complicazioni, l'ha scritto. Ma non sono che bugie. Solo per far contenta sua nonna. Ah, secondo me tu leggi troppi romanzi. Beh, se non ci vuoi credere, peggio per te. Ah, ma io voglio. Sì, voglio crederci. Ma non lo so, sono confuso. Sono confuso. C'è qualcosa dentro la mia testa che mi ripete di non avvicinarmi più a Mariana. Che devo dimenticare Mariana. Mi scusi se l'ho fatto aspettare, dottor Macedo, ma stavo lavando i panni di fuori. Che brutte notizie ci porta il dottor Macedo questa volta? Ha ragione, signora Anna. Io ho un ordine qui che riguarda il signor Norato e la signora Vera. Dovete lasciare questa casa entro 24 ore. Siediti. Dopo i deplorevoli avvenimenti di questi ultimi giorni, ritengo che la mia decisione non sarà una sorpresa per te. Che decisione? Molto presto tu ti sposerai, Mariana. Ciò che distingue le persone dagli animali è la nostra capacità di ragionare, di pensare. Se io vedo una cosa che è sbagliata, allora io mi devo alzare, la devo dire, la devo gridare. Altrimenti sarei come un animale, come una povera bestiola spaventata. Ma io non sono così, perché io sono molto diversa. La signora Marta può anche buttarci in mezzo alla strada, ma prima sentirà tutto quello che ho da dirle. Sposarti? E ti ha detto anche con chi? No. No, la nonna non ha voluto entrare nei dettagli, ma di certo è tutto deciso, tutto risolto. Ma Raffaele, cosa succederà? Mina, è tutto finito fra me e Raffaele. Ma come? Così, da un momento all'altro, come se spegnessi il motore di un'automobile. Proprio così. Per il bene di Raffaele... Io non voglio vederlo mai più. C'è il dottor Macedo. Mi è venuto a prendere. Mi dispiace molto, ma io sto solo eseguendo degli ordini. Noi non sappiamo dove andare. Lei non può cacciarci via di casa da un'ora all'altra. Dottor Macedo, sia comprensivo, gli conceda almeno un po' più di tempo. Mi dispiace molto, Anna, ma sono ordini personali della signora Marta. È da quando la signora Marta è a capo della polizia? Per favore, dottore.
Io ho una figlia ancora piccola. E adesso dove possiamo andare? Non ci posso fare niente. Non esiste, Rivera. Non vedi che non ti vuole aiutare? Io cercherò di fare qualcosa, ma non posso promettere nulla. Senti, Dina, se hai bisogno di aiuto per i compiti a casa, dimmelo e ti vengo ad aiutare, capito? Tu puoi uscire di casa da solo. Io? Ma quando voglio, alla mia famiglia non importa. E poi c'è Arro, viene sempre con me. Allora domani vieni a casa mia, così mi aiuti in matematica. E alla tua famiglia non dispiacerà? Figurati, gli farà piacere. Allora verrò domani, va bene? Quel maledetto Macedo ne inventa sempre una, ma un giorno lo prendo e giuro che io... Ma a che serve che ti arrabbi, Alcina? Certo che serve, arrabbiarsi fa bene, e salutare ti scarica. Esegue solo degli ordini, Alcina. In fondo è un povero disgraziato come noi. C'è solo una soluzione, andarsene dalla città e basta. Perché nessuno darà un lavoro a tuo padre, nessuno avrà il coraggio di aiutarci. Hai avuto fortuna, Norato. Starai scherzando? E come mi aspettavo. Quella vecchia ha sparso la notizia in maniera tale che è come se avessi la lepra. Basta che mi avvicini e la gente scappa correndo. Anche alla ferrovia? Quel certo Gregorio, il capostazione, non è né carne né pesce. Insomma, non si è voluto compromettere. Sta aspettando un nuovo sovrintendente dall'Inghilterra e per ora non può decidere niente. Ci sarà altra gente nuova qui in città. Già, sarà un altro gran signore che ci viene a rompere le scatole. E allora, Norato, è come ti avevo detto. Tu non hai altra scelta. La mia offerta è sempre valida. Non devi fare altro che convincere Vera. Che bello, papà. Vedo che oggi stai molto meglio, vero? Già, oggi mi sento un pochino meglio, un pochino più in forza. Sì, lui è migliorato, è molto, Fernando. E questo è merito vostro. Tu e Marianna avete fatto sì che migliorasse. Beh, Tonico è troppo riservato per ammetterlo, ma non ha importanza, posso dirlo io per lui. Spero che tua nonna non ti stia facendo lavorare eccessivamente. Non ti preoccupare, papà. È tutto sotto controllo. Beatrice, io vorrei parlare un pochino con Fernando, non ti dispiace? No, voi potete avere tutti i segreti che volete, a me non dispiace affatto. Grazie, Beatrice. Cost to Cost, vendita all'ingrosso e al dettaglio di pellicceria, capi in pelle e pellicerie, in via San Miniatese 1-3 a San Pierino Fucecchio. Panificio Cantini, il buon pane di una volta, dolci genuini e biscotteria da forno, famosi per la loro schiacciata. Panificio Cantini, a Empoli e a Montelupo Fiorentino. Ristorante Pizzeria Vento Mediceo, 24 tipi di primi, intriganti secondi e tante pizze. Tutti i venerdì sera il grillo con il karaoke e il sabato cena in atmosfera e poi piano bar con Cinzia Re o non solo blues. Vento Mediceo a Gambassi Terme. Il grande calcio della Serie A, tutti gli incontri dell'Empoli Football Club. Ogni lunedì alle 20:30 e martedì alle 12. Ideal Bodyline, centro dimagrimento rapido uomo-donna di Cinzia Antonella, in via Francesca Nord fra Santa Croce e Castelfranco, dove puoi perdere fino a un chilo a seduta in un comfort esclusivo, senza farmaci o diete stressanti. Centinaia di clienti soddisfatti sono la nostra garanzia. Se tieni alla tua linea e vuoi bene al tuo corpo, telefona anche solo per informazioni allo 0571 47399. Avrai risultati rapidi e duraturi. Inoltre, solarium ed estetica d'avanguardia. Ricorda, molti promettono, Ideal Bodyline mantiene. Ho
forte dell'esperienza di 30 anni di attività Imperial è al servizio dei clienti che vogliono entrare nel mondo del multimedia. Guidati dalla competenza e dalla cortesia dei tecnici Imperial, l'acquisto di un computer sarà semplice e divertente. Una grande disponibilità di accessori, programmi, giochi e un'assistenza post vendita molto vantaggiosa. E inoltre formule di pagamento incredibili, 18 più 2 uguale 20. Pagamento in 20 mesi senza interessi. Benvenuti da Imperia, un mondo per tutti. Navarra. Pellicceria Navarra. Pellicceria Navarra, il piacere di piacere. Siediti qui, figliolo. Vorrei che tu mi parlassi di Mariana. Lei mi dice che va tutto benissimo, ma io non ci credo. Lo vedo dagli occhi di Mariana. Lei è tornata. Ma come sta? Papà, tu ti preoccupi troppo, per questo ti sei ammalato. Mariana sta bene, veramente, ed è tornata di sua volontà. E mia madre ha accettato il suo ritorno senza problemi? Ma certo. No, sono sicuro che voi mi state nascondendo qualcosa. Ma no, niente. Ma perlomeno dimmi se è felice, Fernando. Tu credi, tu senti che lei è felice? No, ma se non lo è ora, lo sarà. Mariana è una ragazza molto coraggiosa, papà. Tu devi essere orgoglioso di lei. Sì, ne sono orgoglioso. Andrò a parlare con padre Albino. Lui ci deve aiutare. Ma chi, padre Albino? Come potrebbe avere il coraggio di mettersi contro l'unica persona che finanzia la sua parrocchia? Dai, mamma. Dai, posso almeno provare. È sempre meglio che star qui a lamentarsi. Il brutto è che quella vecchia può fare quello che vuole e nessuno riesce a darle una lezione. Non sai quanto mi piacerebbe, Raffaele. Ti giuro che niente mi renderebbe più felice. Posso entrare, Mariana? Certo. Va tutto bene. Perché non lo vedi? Va tutto molto bene. C'è qualche problema in questa casa? Io ti volevo parlare.
Sai, ti sono grato per quello che hai fatto per papà. Sì, tornare a casa e il resto. Sono stato da lui adesso. E sembra già un altro. Sono contenta che il mio ritorno sia servito a qualcosa. Significa che ho preso la decisione giusta. Intendi davvero stare al gioco della nonna? E ho qualche alternativa. Non lo fanno tutti in questa casa, non lo stai facendo anche tu. Beh, speravo che perlomeno tu lo potessi evitare, già che io... Povero fratellino. Povero principe ereditario. Di la verità. È dura. Questa corona ti sta cominciando a pesare, eh? Come si fa a sapere se si sta facendo la cosa giusta, Mariana? Se vuoi sapere come vivere bene in questa casa, non pensare. Non pensare è la regola del gioco. E vale non solo in questa casa, no? Ma in qualsiasi luogo, da ogni parte, obbedisci sempre alle regole, a tutte, senza un gesto di ribellione, senza un grido. Perché sono felici i poveri di spirito? Quelli che sono privi di coscienza, perché a loro apparterrà il regno dei cieli. Non pensare, Fernando, e attento. Pensare è una cosa molto pericolosa e contagiosa anche. Non lasciarti contaminare. È deplorevole, signora Vera. Sinceramente lo trovo deplorevole. Ma da quello che so, direi che suo marito meriti questo castigo. Castigo? Vuol dire che essere cacciati da casa propria da un momento all'altro è un giusto castigo? È questo che insegna la carità cristiana? No, io veramente non è questo che volevo dire. Io mi sono espresso molto male. Oh sì, lo so. Lei intendeva dire che non ci vuole aiutare. No. Anzi, io andrò a dire qualche parola alla signora Marta, è chiaro? È una delle mie migliori parrocchiane, perciò io penso di potermi appellare alla sua misericordia. Grazie infinite. Io invece credo che venire qui sia stata una perdita di tempo. È inutile, non ce la faccio più. Io devo parlare con Maria. Ma sei diventato matto. È troppo pericoloso, Raffaele, sta calmo. No. Non aver paura, starò attento. È vero, papà sta molto meglio oggi. Ma che scena graziosa. È questo che mi piace vedere. Ti dispiace se andiamo un po' in giardino, nonna? Perché? Beh, non c'è un motivo particolare, solo per prendere un po' d'aria. Va bene, ma sorveglia bene tua sorella. Qualsiasi cosa le succeda, tu sei responsabile. Non mi succederà nulla, no. Ma che fate? Potete uscire dal davanti.
Donna Rosita. Sì? Io era la moglie di Norato. Sono venuta qui per parlare molto francamente con lei. Ehi, Fernando, vuoi giocare con Arro? Certo. Andiamo? Mariana! Raffaele! Raffaele, ma che fai qui? Sei... Volevo vederti. No, no, non puoi. Vattene, Raffaele. No. Vai via. No. Mariana! Raffaele, vattene, per l'amor di Dio. Che significa? Un altro tradimento? No, mamma. Non ti devi preoccupare. Signora Marta, sono contento che lei ci abbia visto. Io desidero parlare con Mariana. Tu sei fortunato, ragazzo, a non essere ancora in prigione. Ma è là che andrai a finire. Nonna. Nonna, per favore, permettimi di parlare con lui qui e ora, di fronte a tutti quanti. Molto bene. Puoi parlargli prima che chiami la polizia. Non sarà necessario chiamare nessuno, nonna. Raffaele, io ho riflettuto molto. E ho deciso che deve finire tutto tra noi. Io mi dispiace molto per te, ma è meglio che non mi cerchi mai più. No, tu non parli sul serio. Mi dispiace molto doverti dire questo così, in questa maniera, e mi dispiace molto che tu non sia riuscita a capirlo prima. Io sono certa che sarà meglio per tutti e due. No, tutto quello che stai dicendo non è la verità, Mariana. Vai via, per favore, Raffaele. Sei sordo, ragazzo. Non hai sentito quello che ha detto. Vattene. E vattene in fretta prima che io me ne penta. Ha ragione. Vedo che non ho motivo per stare qui. Con permesso. Scusa, nonna. Adesso non avrà più dubbi. Che strano, suo marito è uscito di qui proprio adesso. Per poco non vi siete incontrati. Ma veramente? Io non sapevo che Norato frequentasse il suo locale tutti i giorni. Era passato di qui solo per dirmi che non c'è nessuno disposto a dargli un lavoro. È proprio così. Quando la gente è nei guai, nessuno dà una mano. Già, lo dico sempre anch'io. Donna Rosita. Posso essere sincera? Certo. Perché lei sta cercando di aiutare Norato? Cosa ci guadagna a farlo? Io non ci guadagno proprio niente. Ci rimetterò sicuramente. Beh, allora non capisco perché ha offerto un lavoro a Norato, donna Rosita. Io so che Norato non è una meraviglia, ma è il mio uomo. E non permetterò a nessuno di rubarmi mio marito.
Perché io sono calma, io sono molto calma, ma se mi toccano mio marito divento un leone. Signora Vera, io non voglio niente da suo marito, non è lui che mi interessa. E se non è lui, chi la interessa allora? Ritengo che la mia vita privata riguardi soltanto me. Va bene, questo è vero, ma perché si intromette in una lite che non la riguarda? Se Norato viene a lavorare qui e la signora Marta lo sa, non glielo perdonerà mai. Se proprio lo vuole sapere, non me ne importa un bel niente della signora Marta, e se aiuto suo marito è solo perché è nemico di quella vecchia. È così che sorvegliavi tua sorella? Se non sai svolgere meglio gli incarichi che ti affido, allora non potrò mai fidarmi di te. Ma è stato così rapido, nonna, né io stavo giocando con Edu. Va bene, d'accordo, non ha importanza, perché fortunatamente è finito tutto bene. Ma io sono curiosa di sapere qualcosa di più dello sfratto. Hai detto che sono stati presi provvedimenti, e cioè? Beh, è tutto pronto, se ne andranno domani mattina presto. Come? Domani mattina? Ma perché non oggi? Ma nonna, un minimo di tempo è indispensabile. Il dottor Macedo mi ha garantito... Non mi interessa quello che il dottor Macedo ti ha detto, né quello che potrebbe dire. Il punto è che sono io la proprietaria di quella casa e voglio rientrarne in possesso oggi stesso. Ma nonna, questo è assurdo. Non mi hai capito, Fernando. Oggi, ora. E va bene, nonna. Vedrò che cosa si può fare. E ricorda, nessuna pietà. Mettilo bene in chiaro. Chiunque cerchi di aiutarli, stia attento perché dovrà vedersela con me. Il Testar sfida gli inglesi! È Testar, è buonissimo. Un ciocio solo. Ti giro la tazza. Bevilo! Senti che profumo. Non lo beve, non lo beve. Lo beve! È o non è il re dei tè? Testar, la sfida del gusto. Se lo sa la regina! Plum cake mulino bianco, yogurt e ingredienti semplici. È il segreto dell'inimitabile morbidezza che si vede e si sente. Plum cake mulino bianco. Chi mangia sano trova la natura. Per gli appassionati della montagna, tanti gli appuntamenti sulla nostra emittente. Gli impianti, le condizioni delle piste, il tempo, il traffico. Insomma, tutte le informazioni sullo sci invernale le avrete nel TG della Neve, diretto da Giuliano Taddei dal lunedì al venerdì alle 13.45 e alle 18.55. Mentre il mercoledì e venerdì alle 20, non perdete N come neve. Giuliano Taddei presenta le più belle stazioni sciistiche, incontra gli operatori del settore e vi dà la possibilità di vincere splendide settimane bianche. TG della Neve e N come neve. La montagna a casa tua. Non c'è soluzione, no? Siamo completamente in rovina. Se almeno ci fosse qualcuno a cui ricorrere. Non conosci un pezzo grosso, papà? Stai scherzando. Un povero diavolo come me ti vuoi che conosca. Ma deve esserci qualcuno. Il dottor Cico. Sì, lui è una brava persona. Ma quella strega di sua moglie non glielo permetterebbe. Ma certo, perché non ci ho pensato ma prima? Ma dove vai, Alcina? Lo conosco io, un pezzo grosso, papà, e spero che lui ci possa aiutare. Lo sa, signora Vera, a me non piace vedere la gente soffrire.
Io non posso vedere le ingiustizie. E sono anni che in questa città vedo tutti abbassare la testa davanti a quella vecchia. Sono anni che vedo tutti mettersi la coda fra le gambe e tenere la bocca chiusa. Io credo che sia ora di dire basta a tutto questo. E non pensa che così lei ci potrebbe rimettere? Io non ho niente da perdere. Ma questo non lo so. Donna Rosita, devo confessarle che lei non è esattamente come immaginavo che fosse. Io pensavo di entrare qui, dirgliene quattro e che il nostro incontro si concludesse con un grande battibecco. Beh, a volte il diavolo non è brutto come lo si dipinge, no? Si sieda, signora Vera. Senta. Le assicuro che può stare tranquilla, perché suo marito qui non correrà proprio nessun pericolo. Non ne ho tutta questa certezza. Questo non è esattamente un convento, dico bene? Beh, adesso non esageriamo, eh. Ma parliamo francamente. Per caso avete ricevuto un'offerta migliore? C'è il conte. Ho bisogno di parlare con lui. Ah, che peccato. Sfortunatamente no, lui è uscito. È uscito? E tarderà? Credo di sì. Lui non tornerà prima di notte, sa. Oh, mio Dio, non ci voleva. Posso fare qualcosa per aiutarla? No, temo di no, Boris. Volevo parlare con lui. Il conte è stato così gentile da mettersi a disposizione per qualsiasi cosa ci servisse. Beh, ma mi dica di che cosa ha bisogno? È che ci hanno cacciato di casa, Boris, e ora non sappiamo dove andare. Avevo pensato che il conte ci potesse aiutare a trovare una soluzione. Io sono sicuro che lui sarebbe molto contento di aiutarla. Se potesse... Ma questo è assurdo, signor Fernando. Non posso... Dottor Macedo, perché non prende il telefono e chiama mia nonna, allora? O anche meglio, perché non va subito là e parla personalmente con lei? Io sto soltanto comunicandole i suoi ordini, nient'altro. Ma 24 ore mi sembra il minimo. Mia nonna ha detto ora. Ti do fastidio? No, figurati. Mariana, ti posso fare una domanda? Certo. Tu stavi mentendo prima quando hai detto che non vuoi più vedere Raffaele, vero? Dico così male le bugie? No, al contrario. Ci avevo quasi creduto. Se conoscessi meno te e la nonna, ci avrei creduto di sicuro. Però non ho capito. Se sei innamorata di Raffaele, perché lo hai mandato via? Perché così è meglio per tutti e due. Non capisco neanche questo. Se così è meglio per tutti e due, perché stavi piangendo? Ma non stavo piangendo, ma davvero io sono... Sono un po' raffreddata, ecco. Va bene, Edu, non so proprio mentire. Oh, Edu, sai, ci sono certe cose che... che è impossibile, proprio impossibile spiegare, però. Se essere innamorati è così complicato, io credo che non mi innamorerò mai. Già, tu hai perfettamente ragione. Peccato che a volte non ci sia scelta. Dovresti andartene, qui non c'è niente che tu possa fare. Beh, qui c'è solo la ferrovia. Che? Beh, perché no? Che ti costa andare a parlare col signor Gregorio, il capostazione? Hai saputo l'ultima della nonna? Butterà la famiglia di Norato in mezzo alla strada. Ma ci pensi? Ti sembra una cosa da fare, mamma? Poveracci, loro hanno anche una bambina piccola. Si chiama Dina, noi stiamo nella stessa classe. Beh, allora è meglio che tu non lo dica alla nonna. Sarebbe capace di proibirti di parlare con lei. La cosa peggiore è non poter far niente.
e li caccerà oggi stesso. Non gli ha voluto dare neanche 24 ore di tempo. Quello che mi fa più arrabbiare è che nessuno faccia niente, capisci? La gente qui è stata per tanti anni nelle grinfie di quella vecchia che non è più capace di ribellarsi. Beh, sarà perché sanno che non risolverebbero niente. Ma se gli continui ad abbassare la testa è molto peggio, Boris. È così che ha guadagnato terreno. Sono diventati tutti dei paurosi, dei buoni a nulla. Ciò che distingue le persone dagli animali è la nostra capacità di ragionare, di pensare. Se io vedo una cosa che è sbagliata, allora io mi devo alzare, la devo dire e la devo gridare. Altrimenti sarei come un animale, come una povera bestiola spaventata. Ma io non sono così, perché io sono molto diversa. La signora Marta può anche buttarci in mezzo alla strada, ma prima sentirà tutto quello che ho da dirle. Perché io posso non avere un gran nome di famiglia, essere figlia di una lavandaia e di un emigrante che è arrivato qui senza neanche un soldo. Però deve ancora nascere quella persona che può buttare la mia famiglia in mezzo alla strada, senza che prima io gliene dica quattro. Davvero non può sistemarlo, signor Gregorio? No, non è possibile. Posso fare qualsiasi lavoro, signor Gregorio. Non insistere, sarebbe solo una perdita di tempo. Ti conosco di vista, giovanotto, e so perfettamente che non sei fatto per lavorare alla ferrovia. Qui c'è bisogno di gente disciplinata, che rispetti gli orari, non gente come te. Oh, Raffaele, non credevo che potesse essere così villano, sai? No, è evidente che non gli piaccio. Beh, ma che bisogno aveva di essere così maleducato, scusa? Già. Il brutto è che non mi dispiaceva l'idea di lavorare qui. Dina, vieni qui, c'è una visita per te. Ciao, sei tu, Edu. Ciao. Beh, puoi fare come a casa tua. Io sto fuori a lavare i panni. Dorato, vieni a prendere il caffè. È una sorpresa vederti oggi, Edu. Sei venuto per aiutarmi a fare i compiti. No, Dina. È che ho saputo che mia nonna ti ha cacciati di casa. E io volevo dirti che non sono d'accordo con lei. Mi sembra che sia una cosa molto brutta, ma vedi, è mia nonna e io non posso mettermi contro di lei. Sì, certo. Vuoi dire che continuerai ad essere mia amica? Ma certo. A meno che non debba andare via dalla città. Ah, ma no, non ce ne sarà bisogno. Si trova sempre una soluzione. Sono molto sorpresa che sia venuto ad intercedere per quella gente, padre Albino. Specialmente dopo tutto quello che ho fatto per la sua parrocchia. Sto solo compiendo il mio dovere di buon cristiano, signora Marta. E non è anche dovere di un buon cristiano quello di dimostrarsi grato a chi ci aiuta? Allora, quella gente ha vissuto per tutti questi anni nella mia casa, pagandomi un affitto irrisorio, e non per questo hanno dimostrato un minimo di riconoscenza verso di me. Ah, Gesù ha detto che bisogna perdonare per essere perdonati. Gesù ha detto anche molte altre cose, padre Albino. Tuttavia sono sicura che nessuna di esse mi farà cambiare opinione. Beh, a quello che vedo è del tutto inutile insistere. Non solo è inutile, è anche troppo tardi. Perché a quest'ora si devono già trovare in mezzo alla strada. Tu mi stai minacciando, Anna? Se vuole intenderla così. Voglio solo che capisca molto bene le mie parole. Lasci in pace Raffaele. Ha sempre vissuto bene senza di lei. E non è certo adesso che ha bisogno di un padre. Sei un insolente, ho quasi voglia di... Allora ci provi, conte. Davanti a lei non c'è più la giovane cameriera spaventata che ha conosciuto. La vita...